Ciao bimbi, ciao bimbe, ciao a tutti i genitori, mamma e papà, ciao ai nonni, auguri a chi fa il compleanno oggi. Oggi, ragazzi, il tema è bellissimo perché abbiamo principi e streghe, come vi abbiamo già annunciato. E mi è venuta voglia di raccontarvi una storia molto classica che molti di voi conoscono perché hanno visto il cartone animato. Voi dite: ma di che cosa sta parlando? Ho trovato un vecchio libro in cui ci sono delle fiabe Disney bellissime e si chiama Fior di Fiabe. È un libro vecchissimo, pensate che quando io ero bambino questo libro già c'era. E come vedete è pieno di tutte le fiabe Disney e oggi quello che leggeremo a proposito di principesse e streghe è proprio la fiaba del principe e della bella addormentata. La bella principessa addormentata dormiva nel castello addormentato, dove tutti dormivano ed erano addormentati. L'aveva incantata la nera magia della strega malefica. E solo un bacio d'amore l'avrebbe potuta liberare. Il principe Filippo la cercava per darle il bacio d'amore e con sé aveva 10 cavalieri e andava per valli e montagne, per boschi e per campi. Dopo un po' questi principi, alcuni di loro, se ne andarono. Prima se ne andarono via 3, poi se ne andarono via altri 3, alla fine se ne andarono via altri 2. Restò soltanto il povero principe Filippo e ancora un cavaliere, l'unico suo vero amico, che si chiamava Pando. «E tu non te ne vai?» gli disse il principe. «Non sei stanco anche tu di girare per valli e montagne, per boschi e foreste? Dopotutto la principessa che stiamo cercando è per me e sono io che dovrò darle il bacio d'amore, non tu, se vuoi». Puoi ritirarti. Andarmene, disse Pando. Lasciarti da solo, principe. Prima ti lascerà la tua ombra. Prima il tuo nome ti abbandonerà. Io ti sono amico fino in fondo e quando darai il bacio d'amore alla principessa sarà anche per me il momento più bello della mia vita. Contento di quell'amicizia, Filippo spronò il cavallo e via per un gran prato fiorito. Ma Malefica li vedeva e disse al suo corvo nero: «Guarda il bel principe, guarda come cavalcano allegri. Cosa credono, che li lasci arrivare dalla principessa addormentata?» «Ne vedremo delle belle, corvo mio». La strega volò sul cammino dei due cavalieri, trasformò il corvo in un'accogliente locanda e lei diventò un albergatore grasso. Poi mise sulla strada a sventolare un tovagliolo. «Locanda! Locanda!» gridava. «Il cielo la manda!» I due cavalieri lo virono e si fermarono. «Bei cavalieri!» disse l'albergatore. «Perché tanta fretta? In questa locanda si mangia e si ride. Poi andrete dove vi pare, ma adesso prendetevi cibo e buon riposo. Date un po' di sollievo ai vostri cavalli e rilassatevi, perché qui siete i benvenuti». «Perché no?» dissero i due. Scesero da cavallo ed entrarono all'interno della locanda. «Ordinate, signore», disse il locandiere. «Spaghetti abbondanti», disse il principe Filippo. E arrivarono gli spaghetti e cominciarono a mangiare, ma invece di diminuire per la mangiata, gli spaghetti aumentavano, riempirono il piatto, ne uscirono fuori, occuparono il tavolo. Troppo tardi, il principe Filippo
se ne accorse e tentò di prendere la sua spada in modo di spezzarli. Ma lui e Pando vengono avvolti dagli spaghetti. Quando furono così legati che non potevano più muoversi, la locanda si trasformò nuovamente in corvo e il locandiere prese forma della strega malefica. Non lo sapevate che la pasta asciutta intriga e impaccia? Rideva la strega. Ora starete qui per un gran pezzo e la principessa si girerà sul fianco destro e dormirà per altri 100 anni. E detto questo se ne andò. Per Diana, che facciamo ora? Gridava il principe. La spada non mi serve contro questi spaghetti. Ci aiuterà Cirino, il mio amico di tasca, disse Pando, per niente preoccupato. Cirino? E chi è Cirino? Chiese il principe, agitandosi nel suo groviglio di pasta asciutta. Guarda, disse Pando, Cirino è il mio uccellino di fiducia. Lui scioglierà la pasta e andrà a chiamare anche i miei amici topini ed altri amici passerotti. Guarda, ma è vero! Infatti Cirino slega la pasta dalla tasca sinistra della sua giubba, ecco uscire un topolino rosso e un cardellino, rosicchiano gli spaghetti e cominciano a rosicchiare e chiamano gli altri uccellini e gli altri topini che vengono in soccorso e in men che non si dica sia le mani di Pando sia i piedi e il corpo del principe vengono liberati. Se ne andarono a fare il bagno nel ruscello e poi via alla ricerca della bella addormentata. Ma Malefica li vedeva. Che io diventi buona se non li fermerò, disse, e volò sul cammino dei due cavalieri dove c'era un fiume impetuoso da attraversare. Trasformò il corvo in una zattera e lei diventò un barcaiolo con la barba nera. Questo fiume non si passa a cavallo, signori, disse ai due cavalieri quando arrivarono il barcaiolo. La mia zattera però è bella solida e vi può portare nell'altra sponda sicuri ed asciutti. Filippo e Pando coi cavalli salirono sulla zattera, ma in mezzo al fiume la zattera diventò un isolotto spoglio e il barcaiolo diventa malefica. Statevene qui adesso, strillava la strega, e intanto la bella che dorme si girerà sul fianco sinistro per altri 100 anni di sonno, e sparì con una risata cattiva. Guardate, i due cavalieri sopra l'isolotto. Accidenti, la spada non mi giova contro il fiume, si lamentò Filippo. Non preoccuparti. Ci aiuterà Pispola, la mia amica di tasca, disse Pando. Pispola? E chi è Pispola? Chiese Filippo. Guarda, disse Pando. Pispola, esci, che c'è da andare e venire. Dalla tasca destra uscì una tortora azzurra. Pando cominciò a disfare il suo mantello in fili di seta e disse a Filippo di fare la stessa cosa. Quando i mantelli furono disfatti, ci furono tanti fili di seta. Pando mise un capo del filo in becco alla sua tortola Pispola e l'altro capo lo tenne saldamente in mano. Va a
ramo più grosso di quel castagno sulla riva. Gira, gira e torna, gira, gira e torna, disse poi. La tortora volò e girò e tornò, girò e tornò, e col capo di filo pando fece il nodo. Oh! Avevano costruito una corda resistente legata all'albero. Pispola 100 volte andò, girò e tornò, e 100 fili di seta intrecciò con una corda molto robusta. Filippo la tenne di qua e il gran castagno la teneva dall'altro lato. E Pando passò a riva e, una volta arrivato là, tirò Filippo. I cavalli vennero a nuoto e, quando furono asciutti, si misero a cercare nuovamente la bella addormentata, ma Malefica li vedeva ancora. «Non ci arriverete mai!» pensava. Volò davanti a loro e trasformò il corvo in negozio di barbiere, e lei diventò il barbiere coi baffi. «Che barbe lunghe che avete!» disse ai due cavalieri quando li vide. «Con la faccia liscia si piace di più!» scesero di sella e sedettero sulla poltrona per farsi la barba. Il barbiere cominciò a passare il pennello per dare la schiuma, ma la schiuma cresceva, cresceva, cresceva e diventò una montagna di schiuma. Oh, mamma mia! E ora, eccovi persi e fermi, strillò Malefica, e la bella addormentata si girerà sulla pancia e dormirà per altri 1000 anni. E sparì. Pando, dove sei? Ahimè, la spada non mi aiuta nella schiuma, gridava Filippo nel bianco. Hai arco e frecce con me? Gridò Pando, immerso nel buio bianco. Le ho, rispose Filippo. Tirale allora tutte verso il cielo, in ogni direzione. È più forte che puoi, disse Pando, e così fece anche lui con le sue frecce. Vuoi forse colpire la strega? Gridava Filippo. Una freccia colpì una grossa nuvola che passava lì nel bosco. La freccia ruppe la nuvola e la nuvola fece cadere una marea di pioggia, una pioggia fitta, 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 che cadendo sciolse la schiuma e la portò via lontana. I due, Pando e il principe, erano liberi. Si lavarono nel fiume, si asciugarono al sole e si rimisero in sella a cercare la bella addormentata. Dal gran russare trovarono presto il castello, ma Malefica li vedeva e si cambiò definitivamente in un drago perché voleva a tutti i costi fermarla. Con te la spada, gridò Filippo, e lo affrontò e lo uccise. Finalmente la mia spada è stata utile. Uccidendo il drago, poté entrare nel castello e finalmente vide l'angelica figura della principessa addormentata. Si accostò, si inginocchiò a lei e le diede il bacio d'amore. La principessa addormentata si svegliò. Tutti nel reame si svegliarono perché l'incantesimo finalmente era stato spezzato. Si fecero così feste a non finire. C'erano Pando, Cirino, Pispola e tutti gli arcieri. Cirino divenne conte. Pispola divenne marchesa, Pando divenne duca, gli arcieri diventero tutti amici di Filippo. Filippo e la bella principessa si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Questa era la storia della bella addormentata nel bosco.
L'abbiamo presa appunto da un libro molto vecchio che si chiama Fior di fiabe. È un libro degli anni 80, pensa. Tanto, tanto tempo fa. Però le fiabe sono eterne e quindi questa è quella che oggi abbiamo letto per voi e dedicato a voi tutti. Mi raccomando, bimbi, nuovo appuntamento domani alla stessa ora. Avete tempo, se volete, attraverso i vostri genitori, di farci sapere qual è il tema che voi vorreste sentire. Ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao bimbi, ciao bimbe, ciao a tutti i genitori, a tutti i nonni. Mi raccomando, rimaniamo tutti uniti, ma mi raccomando, ognuno a casa propria. Ci vediamo domani. Ciao da Opla Animazione e dalla Tana di Chicco. Ciao!